Mi pare che l'appuntamento di quest'anno dia ancora maggiore concretezza alla sequenza degli appuntamenti dei seminari estivi qui a Macerata e Treia. E il rendiconto anche dell'analisi ci conferma della bontà dell'approccio e cercare in quelli che negli anni passati erano identificati come limiti, quelli ambientali, quelli della sicurezza per il lavoro o quelli della bellezza, essere invece gli elementi per la qualificazione anche nella competizione nazionale e internazionale. Simbola, la soft economy, la green economy sono la strada principale a mio avviso per uscire dalla crisi lunga che ha cambiato le ragioni stesse della base economica e sociale italiana. Quindi è un incoraggiamento a proseguire su questa strada, stando accanto alle iniziative che vediamo.